Buonasera, eccoci ad un altro video di Andrea Percoco in arte Percox. Oggi facciamo quella che è l'analisi del voto di quelle che sono state le elezioni amministrative 2016. Oggi partiamo praticamente, diciamo cosa è successo, partendo da Roma. Tutte le strade portano a Roma e noi iniziamo da quello che è la capitale. A Roma succede che il Movimento 5 Stelle trionfa alle urne, toccherà a Virginia Raggi amministrare la città. Era la grande favorita, ha dato un'idea di discontinuità rispetto alle giunte precedenti. Al primo turno ottiene un bel consenso, ma che non basta per vincere senza il ballottaggio. L'aspirante Giachetti arriva al ballottaggio quasi per miracolo. Paga gli errori commessi dal suo partito, il Partito Democratico, partito che ha silurato proprio il sindaco Ignazio Marino, defenestrandolo per volontà del segretario del partito e del presidente, appunto. Il Partito Democratico vince a Roma solo nel municipio di Parioli, un dato questo che dovrebbe far riflettere. Nella zona in di Roma il Partito Democratico è il primo partito, un partito che ha perso ogni contatto con le periferie. Sempre nella capitale, a Roma, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia ottiene un risultato sorprendente, moltissimi voti è stata in grado di ottenere. E ora si pone come capo insieme a Salvini di quello schieramento di destra che può guidare così quella coalizione lì, perché il centrodestra moderato come quello Forza Italia non è così in buona salute. A Roma, per esempio, va malissimo. Il candidato del centrodestra Marchini non sponda, Forza Italia non va oltre il 5%, insomma, si aprono praterie per Salvini e Meloni. A Roma ottiene infine un buon consenso, visto come stanno mettendo le cose, Stefano Fassina, il candidato di Sinistra Italiana. Non aveva una squadra intorno a lui compatta, ma ha ottenuto un risultato rispettabile e apprezzabile. Cosa c'è da segnalare a Roma? A Roma segnalo che nel consiglio comunale ci saranno Meloni, Giachetti e Fassina, tre persone che ricoprono tuttora incarichi istituzionali. L'unico che ha rinunciato all'incarico da senatore è stato, non l'unico, uno comunque una persona che ha rinunciato all'incarico del senatore, Giorgio, è stato Ignazio Marino. E questo glielo riconosco, gli ho dato atto e i cittadini hanno apprezzato la decisione. Cosa succederà adesso a Roma? Virginia Raggi sarà in grado di governare? Lo scopriremo strada facendo. Andiamo al nord, andiamo a Milano. A Milano è stato un vero testa a testa tra i due manager Parisi e Sala. Peppe Sala del PD era il grande strafavorito, soffre per ottenere l'incarico da sindaco, vince con uno scarto molto piccolo, decisivi voti dei compagni compagni, quelli che al primo turno per capirci hanno votato Rizzo, per intenderci. A Milano c'è stato il tradizionale scontro tra centrodestra e centrosinistra. In teoria il dato dimostra che laddove il PD va al ballottaggio con il centrodestra il PD vince, con il 5 Stelle invece perde. Il Movimento 5 Stelle a Milano da fare mea culpa, tanti errori sono stati commessi a Milano, candidature sbagliate, ma sono sicuro che è partita una riflessione interna in casa al 5 Stelle, stessa riflessione che deve fare la sinistra milanese, la sinistra che non si rispecchia in sala, ha candidato Biasillo Rizzo. Non è andato benissimo, candidatura sbagliata? Forse, progetto non capito? Assolutamente no. Dove c'è il cambiamento, i cittadini ci sono e sono pronti a premiarlo e riconoscerlo. Andiamo nella città dove il risultato è eclatante. A Torino, roccaforte del PD, il candidato Piero Fassino
perde malamente con la candidata Chiara Appendino, Movimento 5 Stelle. Piero Fassino è responsabile di aver creato il Movimento 5 Stelle con la frase che ormai ha fatto storia, quella che se Grillo pensa di essere bla bla bla, vi ricordate, no? Sicuramente vi ricorderete. E Chiara Appendino, scuola Juve, ha lavorato con la società bianconera, è una donna stimata e apprezzata e ha fatto breccia nel cuore dei cittadini torinesi, anche lei candidato Asso Pigliatutto. E cosa farà insieme al sindaco Raggi? Lo scopriremo anche qui, perché adesso veramente possiamo vedere il Movimento 5 Stelle al governo di due grandi città, come quella di Roma e quella di Torino. Continuiamo la carrellata del voto, andiamo nel centro-sud a Napoli. A Napoli stravince Gigi De Magistris, viene rieletto dai propri concittadini. Forse la vittoria più grande per la sinistra, quella appunto che non si riconosce nel PD. Infatti De Magistris era sostenuto da Possibile e da Sinistra Italiana, un candidato che è stato capace di fare sintesi tra i due partiti, un candidato Asso Pigliatutto, ha avuto tutti contro a partire dal Movimento 5 Stelle. Di Maio lo ha definito uguale a Littieri, cosa abbastanza singolare. Ha avuto contro il Partito Democratico, dove a Napoli ha offerto uno spettacolo discutibile, dove la candidata Valente è andata a braccetto con Verdini. Addirittura c'erano candidati che facevano riferimento proprio a Denis Verdini. Sono stati addirittura ritratti la Valente e Verdini in una foto ad un'iniziativa politica. Ecco, comunque da Napoli, dove la sinistra in Italia può ripartire con una persona di valore e di spessore come De Magistris. Afferrerà la lezione la sinistra italiana? Sarà il tempo a dircelo. A Bologna il Partito Democratico invece riconferma sindaco Virginio Merola, che batte la candidata leghista Borgonzoni. Comunque in una terra considerata rossa, a Bologna il centrodestra ottiene un grande risultato, un grande consenso, cosa su cui il PD deve riflettere, perché un candidato della Lega Nord arriva a prendere il 45% a Bologna. Cioè, attenzione, parliamo di una terra universalmente riconosciuta rossa, e dove non male il voto che ha preso Federico Martelloni di sinistra, insomma, sinistra italiana, è sostenuto da Possibile e ha ottenuto un risultato più che positivo. Andiamo avanti, ora parliamo delle sorprese. La sorpresa più grande, forse, anzi senza il forse, si chiama Damiano Coletta, Latina con il suo Latina Bene Comune, la Latina impresa storica di Latina Bene Comune, una coalizione civica capace di strappare una terra storicamente alla destra. Hanno fatto storia i sostenitori di Latina Bene Comune, è stata scritta la storia a Latina, lì c'è stato l'esperimento politico forse più interessante delle elezioni del 2016, dove un esperimento in cui anche le altre città possono benissimo fare, perché veramente un esperimento interessante nella forma e nella sostanza. Bellissima la campagna che hanno fatto con Damiano Coletta, è stato capace di incarnare il cambiamento tanto aspettato, cardiologo, ex calciatore, filosofo, la persona che è stata la punta di diamante, il top player del fantastico progetto politico, un progetto politico partito molto tempo fa, dal 10 ottobre 2016. La prima volta hanno fatto la prima riunione in una scuola, c'erano 700 persone, sala piena, e da lì hanno subito pensato che la grande impresa si poteva fare. Complimenti a loro, a quelli che ci hanno creduto e hanno saputo sognare, sono stati degli eroi e complimenti. E chiudiamo il giro con Sesto Fiorentino, la terra di Renzi. Gli regala un bel dispiacere a Matteo Renzi, il candidato di sinistra Flachi. Ottiene la poltrona da sindaco e vince, appunto, riesce a strappare un risultato spettacolare. Il PD di Renzi perde quella che è la casa del segretario premier.
Complimenti ancora a coloro che ci hanno creduto. Ecco, alla luce di tutto questo, cosa possiamo dire? Laddove il PD va al ballottaggio con il centrodestra, il PD vince, dove invece il PD va al ballottaggio con i 5 Stelle, il PD perde. Ha perso in 19 comuni su 19, e questo è il dato vero. C'è un PD che esce con le ossa rotte, il centrodestra non sponda, perde anche la roccaforte di Latina, il Movimento 5 Stelle, che si è caratterizzata come forza di opposizione, oggi deve iniziare a pensare che può seriamente essere forza di governo, ma soprattutto il dato importante è quello che riguarda la sfida di ottobre. In questo momento pensare ad una vittoria del no al referendum non è un'utopia, ma una possibilità concreta. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Statemi bene, un abbraccio.